Amici di Player Inside, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, a seconda di quando state guardando il video, ma ragazzi, soprattutto buon fine anno, perché quest'anno è stato veramente scoppiettante. Come fantastico. Possiamo avere una diapositiva di scoppiettante? Ok, non ne abbiamo non ero pronta, non ero preparata. Siamo peggio della Rai. Benvenuti dalla vostra miasma, tra l'altro scritto con l'inchiostro che manca, molto sì, bene, sì, bravi. Sì, pure smorbato. Voglio dire, a 15 euro all'Euronics, però ci potevamo ragazzi, andare. Ragazzi, non va bene che i mezzi sono quelli che sono, che i nomi ce li sbagliano sempre, però miasma pure scritto per tre quarti senza inchiostro. Cioè, e io, random, vabbè. Random mi è andata meglio. Però. Neanche due addobbi natalizi, niente. No, vabbè, ci penso io in post-produzione, sicuramente alle nostre spalle adesso. Eccolo, là ci sarà un albero sontuoso, bello. Bellissimo, ragazzi. Guardate che bello questo. Fa fatto da noi. Non ci sono giochi di Xbox One perché sono verdi e col green screen fanno difetto. Ma veniamo, ragazzi, alla cosa più importante: la top del 2017. Top e flop, i giochi che ci sono piaciuti di più e quelli che ci sono piaciuti di meno. Per quanto la classifica sia personale, soggettiva e comunque redazionale, cioè una classifica assoluta di Player Inside. Esatto. Non c'è il mio parere, il suo parere. Siamo addivenuti ad una classifica in comune. Inoltre abbiamo anche fatto in modo di annoverare, presto lo scoprirete, quei giochi che abbiamo sì giocato, abbiamo anche provato anche per diverse ore di gioco, ma che non abbiamo incluso in classifica perché non abbiamo finito, perché un nostro dogma in questo canale, ed è uno dei motivi principali per cui questa fine anno non avete visto tantissime recensioni su Player Inside, è proprio quello di finire i giochi prima di poterli giudicare in alcun modo. Un gioco non deve essere solamente grafica o solamente gameplay o trama. Un gioco può anche insegnarci qualcosa, farci vivere delle esperienze che non ci toccano realmente. Hellblade: Senua's Sacrifice ci ha lasciati veramente di stucco ed è un titolo entrato prepotentemente in questa top perché il gioco ci ha lasciato qualcosa dentro. Non è tanto il gameplay in sé ad averci attratto, che in vero consta di diversi enigmi piuttosto interessanti per quanto reiterati, seppur a un livello di difficoltà via via crescente nel corso del gioco, ma il concept del titolo in sé, imperniato sulla psicologia e sulla follia, spiegato in una maniera estremamente interessante e fatta vivere al videogiocatore in un modo unico che altri media non avrebbero saputo offrire. La diffidenza che avevamo nei confronti di questo gioco, che sembrava voler giustificare alcuni difetti comunque presenti con il percorso mentale che Senua compie nel gioco, ha lasciato spazio alla consapevolezza di un gioco che in mano a un team talentuosissimo e sottovalutato come Ninja Theory ha saputo fare breccia nel cuore degli appassionati di videogiochi in senso più ampio. Ma per apprezzarlo bisogna sforzarsi anche molto di non intendere il videogioco sempre come il solito passatempo, ma come qualcosa che, se correttamente approfondito, riesce a fornire una carica empatica e a trasmettere messaggi e valori forti, come Hellblade ha saputo fare. Sì, diciamo che Hellblade è uno di quei titoli che ci ha stupito quest'anno, perché sostanzialmente non ci aspettavamo che fosse fatto così bene. Esatto. E quando abbiamo cominciato a giocarci eravamo molto diffidenti in primis, perché ci è sembrato un'esperienza ASMR di quelle più spicciole, di quelle più, no? Cioè, più facilone. Invece, tutto sommato, il messaggio che ci ha lasciato alla fine è stato veramente profondo e ben gradito. Ma proseguiamo con la nona posizione, ragazzi. Alcuni di voi magari che ci conoscono da tempo, soprattutto che ci seguono da 6 anni, perché sono 6 anni che noi siamo qui su YouTube mettendoci le nostre belle facce, che in particolare la mia prima era pure più brutta. È molto bella. Comunque sapranno, diciamo, avranno già capito che una posizione l'avremmo riservata per a questo forza, titolo. Per forza. Vediamo. Yakuza è una delle nostre serie preferite in assoluto e questo nuovo capitolo, un prequel ambientato negli anni 80, ha saputo soddisfare le nostre esigenze anche su PlayStation 4. Di fatto, era il primo episodio per noi occidentali della saga di Kazuma Kiryu sulla nuova generazione. Yakuza si dimostra ancora una volta enorme, pieno di missioni sia principali che secondarie, con una storia avvincente, a condizione di apprezzare le trame intricate basate sulla criminalità organizzata e di situazioni al limite del bizzarro, con minigiochi improbabili, easter egg commoventi e aspetti ludici parecchio interessanti. Il tutto condito da quel senso dell'umorismo e dell'onore perpetrato dai personaggi principali, in primis il carismatico Kiryu-san, che hanno accompagnato da sempre l'intera saga. Da giocare e non finiremo mai di dirvelo.
fortuna questa saga si è fatta strada anche in Europa, perché per un periodo non è arrivata, adesso invece arriverà anche Yakuza 6 in Collector's Edition. Sono arrivate anche le edizioni Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2, ovvero il primo e il secondo, che io giocai all'epoca su PlayStation 2 con caricamenti infiniti, però almeno era in lingua italiana e dicevano che straminchia vuoi, dicevano queste cose, quindi me lo sono goduto relativamente, perché mi è durato almeno 16 ore in più di soli caricamenti, ma comunque l'ho apprezzato tantissimo. Giocatelo, ragazzi. Assolutamente sì. Adesso passiamo all'ottava posizione, un gioco piuttosto sottovalutato. Sicuramente il gioco più sottovalutato dell'anno, è tutto a causa delle maledette animazioni di cui ci siamo lamentati anche noi in un video apposito e da cui poi moltissimi, tra cui anche parte della critica, non ha saputo discernere, non tenendo in considerazione che 1) le imperfezioni sono state in buona parte corrette in poco tempo e 2) cosa più importante, si tratta di un validissimo gioco di ruolo con ottimi elementi TPS in un sistema di gameplay nettamente superiore all'eccellente trilogia di Shepard. Ciò in cui pecca davvero Andromeda è la componente narrativa e di character design, certamente all'altezza delle buone produzioni videoludiche dell'ultima generazione, ma ben lungi dall'eguagliare i primi 3 Mass Effect, ed è questa la vera motivazione per cui per la prima volta un Mass Effect non riesce ad entrare neanche tra i primi 5 titoli migliori dell'anno. Merita di sicuro un posto in classifica, non perché io sia una fan della serie, lo sono, ma questo anzi mi rende ancora più esigente nei confronti di Andromeda, più puntigliosa, più bastarda, e infatti mi aspettavo davvero tanto, oppure no, devo dire che avevo abbassato le mie aspettative, alla fine mi sono fatta anch'io abbagliare dalla rabbia per colpa delle animazioni facciali, ma saudita? Mi sono goduta un gran bel gioco. Sì, insomma, è chiaro, penso il messaggio che tu vuoi far arrivare al pubblico a casa, ragazzi. Alcuni ci hanno detto, ma avete cambiato idea in maniera strana. A parte che solo gli idioti stronzi bastardi non cambiano idea. Cioè, io cambio idea mille volte, voglio un caffè o forse no, prendo un tè, un succo di pomperno, e alla fine un cazzo. Però, ragazzi, non in senso letterale, però ragazzi, dovete sapere che non c'è sempre malizia dietro le cose, cioè certe volte se noi cambiamo idea su un gioco ma rimane l'idea per esempio delle animazioni fatte di merda, quello è, cioè nel senso a noi rimane l'amarezza per quelle animazioni schifose. Chi ce l'avrebbe fatto fare di farci un video dedicato in le cose vogliono dette, riesumato proprio per l'occasione per le animazioni brutte? Però non è abbastanza da oscurare un gioco validissimo, e io sono sicura che coloro che l'hanno giocato e finito stanno dando saranno ragione a te. D'accordo con esatto. Me io stesso ti do ragione, nonostante io lo abbia giocato molto meno di quanto non abbia fatto tu, molto bene. Ma io passerei a un'altra posizione, un gioco che si è saputo rinnovare. Partiamo subito col dire che Assassin's Creed Origins è sicuramente un ottimo punto di ripartenza per una serie che, dopo il deludente Unity e il tiepido Syndicate, rischiava di rimanere a un punto fermo. Ubisoft ha saputo ascoltare l'utenza, soprattutto per quanto riguarda il sistema di combattimento, già modificato seppur non radicalmente in Syndicate, adesso stracambiato in meglio. L'ambientazione d'impatto, con una grafica nel complesso buona per quanto alcuni elementi facciano storcere un po' il naso, il personaggio è piuttosto carismatico ed è forse il capitolo della serie con meno bug, ed è tutto dire, considerando che comunque ne rimangono tantissimi e spesso anche divertentissimi. Ma siamo ancora ben lungi da un risultato ottimale. L'aspetto tipicamente action della serie ha lasciato il passo a un'impostazione da GDR a tratti persino frustrante, specie quando si deve livellare necessariamente per poter proseguire nelle missioni principali, essendo così costretti a cimentarsi in side quest spesso trascurabili e inconsistenti. Ciò premesso, doverosamente, il gioco è quello che l'utenza voleva, una dimostrazione del fatto che Ubisoft può e sa impegnarsi per cambiare e possibilmente salvare dal tracollo una serie come Assassin's Creed, che con questo capitolo mantiene intatto il suo fascino e scrive una nuova pagina per il futuro della saga, adesso senz'altro più roseo di quanto si pensasse fino a 1 o 2 anni fa. Ancora lontani dall'Assassin's Creed perfetto, siamo sulla buona strada, ci sono cose da migliorare, continuo così Ubisoft, perché mi è piaciuto Assassin's Creed Origins, tutto sommato, siamo contenti. E adesso passiamo a un gioco che ci ha fatto davvero spaventare, specialmente in VR.
Quanto ci ha sorpreso Resident Evil 7? Dall'annuncio di un anno fa ci saremmo aspettati che il gioco di Capcom sarebbe stato un reboot che avrebbe pescato a piene mani dall'ormai cancellato PT, Silent Hills, come se Capcom volesse fare incetta di idee per rilanciare il suo brand, stantio dopo il secondo noi mediocre Resident Evil 5 e pessimo Resident Evil 6. E di fatto è così. Il gioco è in prima persona con un protagonista non molto ben definito e un gameplay stracambiato rispetto al passato, ma riesce, e questo è il grande merito degli sviluppatori, a mantenere intatto lo spirito della serie che trova la sua giusta discendenza proprio in questa settima iterazione. Il terrore che riesce a incutere Casa Baker, la trama per metà buona e per metà un po' meno, i personaggi tutti ben definiti per quanto e forse giustamente stereotipati e l'incombenza di un inquietante morbo appestante fanno di Resident Evil 7 un fantastico reboot che abbiamo giocato con un entusiasmo che non avevamo da tempo. E poi il gioco con il VR è forse l'esperienza più immersiva nell'ambito della realtà virtuale. Vi dico solo che io ho giocato in VR 2 minuti. Due sì. Minuti esatti perché non riuscivo. Tu sei un po' un caso patologico perché hai un motion sickness che le montagne russe, levatevi. No, ma non per il motion sickness, proprio per il terrore, per la paura, veramente. Ok, vabbè, sei una femminuccia, già è tanto che commetti gameplay. Ma adesso, Dramagna, io cambierei completamente genere. Totale. Passiamo a qualcosa di veramente fantastico. Vabbè, perché finora facciamo fantastico in senso letterale. Fantasy. Se, ok. La mia sensazione giocando a Xenoblade Chronicles 2 è stata: ah, da quanto tempo non giocavo ad un bel gioco di ruolo giapponese con una storia coinvolgente, una caratterizzazione dei personaggi spettacolare, musiche che ti entrano in testa per giorni ed un sistema di combattimento ben approfondito. Devo davvero ringraziare Xenoblade Chronicles 2 per avermi regalato un'esperienza come non ne ho vissute da tempo, riuscendo a farmi affezionare a Rex, Pyra, Tora, Nia e tutti gli altri personaggi di questo mondo fantastico immerso nelle nubi e dominato dai titani. Il sistema di combattimento basato sulla simbiosi di due personaggi, il Ductor e il Gladius, si intreccia più che mai alla storia che vede gli stessi individui uniti realmente da questo destino, cosa che influisce anche sulle nostre scelte sul campo di battaglia. E sbloccare i nuovi Gladius diventa una vera e propria droga, anche solo per il loro design accattivante. E pensare che un gioco così vasto e longevo sia anche portatile è sicuramente un valore aggiunto. Dire che siamo tutti d'accordo, cara Midna, ma siamo altrettanto d'accordo sull'eccellenza dello stile grafico di questo titolo che andremo ad annoverare in quarta posizione, perché effettivamente ha decretato anche il destino e il successo di questo gioco. Esatto. Stiamo parlando dello stile grafico inconfondibile, ricercato ed eccezionale di Mia mamma nascose il mio gioco 3. Non è mia sorella mangiò mio budino. Però secondo me giochi dell'anno tutti quelli dell'app. Grazie app che ci hai fatto fare centinaia di migliaia di visualizzazioni sul secondo canale. A parte gli scherzi, vediamo un po' la quarta posizione. Cuphead ha fatto discutere di sé per la sua difficoltà da tanti considerata estrema. In verità noi ci siamo ritrovati ad affrontare, e non ci succedeva da tanto tempo, il gioco con il giusto piglio, riuscendo a padroneggiarlo in modo tale da, spesso, non avere neanche bisogno di uno o due tentativi per sconfiggere un boss. Perché Cuphead fa suo un gameplay così ben smussato e così old style, reinterpretato però in chiave moderna, che più che terrorizzare con una difficoltà insormontabile, vuole invitare il giocatore a ragionare e ad entrare nelle meccaniche di run and gun che hanno decretato il successo del titolo quest'anno a livello planetario. Oltre ovviamente al già citato stile grafico che ha da solo fatto in modo che il gioco fosse tra i più visti su YouTube nel mondo proprio per il piacere di osservare quelle splendide animazioni stile cartone anni 30 con la tecnica dello studio Fleischer, l'inventore di Betty Boop, qualche bug di troppo e un intero gioco basato su boss fights e pochi livelli non fanno urlare al miracolo, ma quasi, unico nel suo genere. Veramente unico, veramente bravi fratelli Moldenhauer. Io veramente non ne ho mai abbastanza di Cuphead, spero presto in un sequel. Sì. Ci hai fatto caso che tutti i fratelli sono bravi a fare cose? Non è vero, questa i fratelli è proprio Moldenhauer, falsità. I fratelli anche quelli che hanno fatto fratelli Lumière, fratelli Wachowski, ora sono le sorelle. Sì, ma ora e anche i fratelli
i fratelli, la banda fratelli, quella dei Goonies e i fratelli Coen. Beh, insomma, qualche film. Parliamo di cinema allora. Cinema, andiamo avanti con la nostra classifica. Impression. Sì, ma siamo sul podio, ragazzi. Oh, siamo già alla terza position. Sai che dopo il 4 viene il 3, no? E poi quest'anno è abbastanza telefonata. Ragazzi, il podio. Quest'anno, secondo me, tutti avremmo fatto le classifiche uguali. Tranne chi non ha giocato questi tre titoli. Esatto, è impossibile. Perché chi non li ha giocati? Soltanto non avendoli giocati si può dire no, io non lo metto terzo, secondo e primo, perché veramente io credo che molti di voi già avranno chiuso qui il video, ma non ce ne frega niente perché la visualizzazione ce l'avete data, perché siamo arrivati almeno a 6-7 minuti. Ragazzi, mi piace scherzare con voi tantissimo, ma non si dice quando si vediamo scherza. Vediamo la terza posizione. Vediamo. Horizon Zero Dawn è stato criticato per aver attinto a piene mani da altri titoli per molte delle sue meccaniche, e ciò è certamente vero, lo abbiamo detto anche in sede di recensione, ma ciò che lo rende comunque superiore a molte delle produzioni giocate quest'anno è il modo in cui Guerrilla è riuscita a rendere personali queste meccaniche ed unirle insieme ad una storia intrigante che sboccia soprattutto nella parte finale, un design ed un comparto artistico tra i migliori di sempre, un mondo unico, vasto, ricco di questa fauna metallica che incute fascino e timore allo stesso tempo, il tutto condito da una grafica eccezionale, delle musiche indimenticabili. Aloy poi è entrata certamente nei nostri cuori, anche se non immediatamente, e sarà annoverata di diritto tra le più importanti icone di PlayStation. Oh Nari, perché non avete detto icone di Xbox? Perché... non devo rispondere. No, certe cose non vogliono risposte. Beh, ragazzi, Horizon se lo meritavano, cioè secondo me se lo meritavano. Sì, vabbè, a me Forza è piaciuto Horizon. Tantissimo, no? Forza Horizon. È piaciuto tantissimo. Poi Horizon Zero Dawn, invece ma noi Forza Horizon. Non lo so, quello tipo il pubblico finto. Beh, ragazzi, è chiaro che fosse entrato nelle nostre grazie questo gioco, perché sostanzialmente ci è piaciuto tantissimo. Abbiamo dato un voto altissimo anche nella recensione. Alcuni hanno avuto da ridire sul voto perché è troppo basso, alcuni perché è troppo alto. Quindi questo sta a dimostrare che noi, ragazzi, noi siamo contenti di Horizon Zero Dawn perché ha una struttura narrativa solida e tutto quanto già detto a Mitra, che cazzo parla a fare, per cui veramente siamo contentissimi, ma mai quanto le prime due posizioni. Esatto. Allora ti do un indizio per la seconda posizione. Sì. Allora, il protagonista deve salvare la sua bella. Ah però. Vogliamo indugiare altri due minuti così? Così li facciamo stare, sulle spinazze? In realtà che cazzo me ne frega, vorrei dormire. Andiamo, va. Breath of the Wild ha l'enorme merito di essere un passo in avanti per tutto il medium videoludico, uno di quei giochi che di tanto in tanto escono e diventano dei tasselli imprescindibili per la storia dei videogiochi. In questo caso non si parla del miglior The Legend of Zelda, perché questo secondo noi non è, né per trama, né per dungeon o enigmi, ma parliamo di una concezione di open world che non si pone alcun limite, che coinvolge gli elementi, il clima, in cui tutto è un reale ecosistema, in cui esplorare diventa non solo un piacere, ma innanzitutto una sfida che premia e punisce con un equilibrio perfetto. È impossibile andare avanti senza farsi distrarre, senza perdersi realmente in questa Hyrule splendida ma inospitale, permeata da uno stile unico e immediatamente riconoscibile. Breath of the Wild non richiede bravura o pazienza, richiede la nostra creatività per approcciarci ai nemici e alle avversità nel modo che più ci aggrada, sfruttando la fisica del gioco, incendiando l'erba circostante, adattandoci agli sbalzi climatici, è il più classico dei videogiochi con la massima libertà. Ma proseguiamo subito con la prima posizione che già avrete immaginato, prego. Spread out. He's gotta be close. You hunt a man like Rambo long enough. Rambo The Videogame meritava davvero questa prima posizione nonostante tutti i detrattori, uno dei giochi più sottovalutati di sempre, nonostante il suo valore evidente. Giuro che non vale neanche quanto un mio escremento che farò domani mattina. Anche la mia zero. Scherzone. No, dai, via.
Troppe parole sono state spese per questo gioco e probabilmente molti non le hanno capite e non le capiranno, ma questo non vuol dire che si tratti di un limite di chi non apprezza Super Mario. Ci sta, è lo stesso fottuto idraulico, che adesso non è più un idraulico, ha detto Nintendo, da un trentennio. Sostanzialmente è lo stesso genere, il platform, se escludiamo la miriade di episodi paralleli che toccano altri generi, tipo il GDR su tutti i Paper Mario, gli stessi salti, lo stesso approccio e quant'altro. Insomma, se odiate Mario avete ragione. Il punto è che ciò non toglie che Super Mario Odyssey rimanga il gioco più perfetto, e le virgolette sono d'obbligo, dell'anno, nonché uno dei giochi migliori di sempre. Smussato in ogni sua parte, originale nel suo essere un classico, frizzante, vivace per tutte le età e, signori miei, giocabilità pura dall'inizio alla fine. Al di là delle trasformazioni in oggetti ed esseri vari garantite dal cappello magico Cappy, Odyssey non ha neanche tutte queste grandissime innovazioni. Anzi, per certi versi è un ritorno a quel capolavoro del passaggio dal 2D al 3D che era Super Mario 64, un open world con livelli tematici da scegliere all'interno di un hub che prima era il castello, ora è la Odyssey. Lune da raccogliere invece di stelle e di nuovo la pletora di salti e acrobazie che erano state introdotte proprio nel 1996 su Nintendo 64. Ma Super Mario Odyssey riesce a fornire un prodotto praticamente perfetto per quello che Nintendo voleva perseguire e senza sbavature di sorta. Super Mario Odyssey è lo studente già primo della classe che però fa il compito perfetto e per di più anche portatile grazie alla console ibrida della grande N. Possiamo essere contenti per noi che da bambini giocavamo sempre a Zelda e Mario, ma soprattutto possiamo essere contenti in generale perché si è ristabilita quella concorrenza tripartitica e non il bipolarismo. È vero. Tra Xbox, che comunque va bene, Xbox One X è andata bene, anche inaspettatamente perché costa assai e tutto il resto, e non tutti hanno il 4K e via dicendo, PlayStation 4 e Nintendo Switch, quindi ancora un applauso. Bellissimo, ragazzi, un anno fantastico. Ci sono stati però, ragazzi, giochi che abbiamo giocato e finito oppure giocato per tanto tempo, ma che non abbiamo inserito in classifica. Parliamo per esempio di Little Nightmares, For Honor, Tekken 7, Injustice 2, Shadow of War, Sniper Elite 4 Italia, Nioh, South Park, Last Day of June, Mario Plus Rabbids, Kingdom Battle, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, FIFA 18, Wonder Boy, Crash and Sand Trilogy e ARMS. E poi ci sono giochi che invece abbiamo giocato ma non finito e che quindi abbiamo giocato poco e che quindi non abbiamo né recensito né trattato, proprio perché non è nel nostro stile trattare giochi, vabbè, avete capito. E questi sono Destiny 2, Wolfenstein 2 The New Colossus, Nier Automata, Call of Duty World War 2, Forza Motorsport 7, GT Sport, Persona 5, Prey, The Evil Within 2 e PlayerUnknown's Battlegrounds. Sì, insomma, ce ne sarebbero anche altri, però sostanzialmente... Esatto, ecco perché non c'è Persona, ecco perché non c'è Nier, non li abbiamo giocati abbastanza, ecco, esatto, tutto quindi... qua, ma... ci impegniamo a recuperarli. Esatto. E adesso, ragazzi, il momento che attendevate di più, ovvero la fine del video. Però no, non la fine del video. Prima del video. I flop, ragazzi, i giochi che ci sono piaciuti di meno. Sì. Ma non perché siano bruttissimi, perché i giochi veramente bruttissimi, noi a parte che non li giochiamo, ma li mettiamo in giochi d'analisi. Esatto, oppure li giochiamo, però ci vorrebbe una classifica apposita, perché sono brutti e sappiamo di pescare nel marcio in quel caso. In questo caso, invece, parliamo di giochi da cui ci aspettavamo di più, ma che non sono riusciti bene. Ci hanno deluso, sì, potevano fare meglio. Esatto, per e questi esempio. Qua sono in ordine sparso e ne parliamo così a livello di dialogo, di discussione. Innanzitutto, Room in the Night Sky, che abbiamo recensito anche in giochi d'analisi, esatto. Andate per recuperare l'ultimo giochi d'analisi. Però in quel caso parliamo di un gioco oggettivamente bruttissimo, voti orribili. La cosa che ci ha deluso è che fosse un titolo di lancio per Nintendo Switch che costasse 8,99€, vabbè sono pochi, però titolo di lancio di Nintendo Switch, quindi garanzia Nintendo, e invece ce l'ha messa proprio nella SD di Nintendo. Sì, un altro gioco che mi ha deluso, comunque poteva fare molto meglio, è One to Switch. One to Switch, ragazzi, che cacchio era? Non è niente. One to Switch è il nulla fatto niente. Cioè dovevi cullare il bambino, ti ricordi? Non ti devi fare la barba, che devi fare? Stiamo vedendo qui di seguito le nostre prestazioni. E il 2017 è stato anche l'anno dei grandi ritorni, quindi è tornato Wipeout, è tornato Crash Bandicoot, è tornato questo e quest'altro, è tornato anche qualcosa che però ci ha deluso molto. Soprattutto a me, ovvero Double Dragon 4. Nel momento in cui tu, caro sviluppatore, me lo chiami 4, Double Dragon 4, cioè... innanzitutto apri il mio cuore, poi mi ci sputi dentro e richiudi, peraltro, con lo spago. Mi hai fatto un capitolo che è un po' troppo comodista, perché riprende fin troppo lo stile tipico di Double Dragon vero e proprio, classico, quindi 8 bit, eccetera, eccetera. Ma veramente un level design poverissimo. Relative delusioni, ragazzi, tutte in un'unica posizione, sono state anche Yooka-Laylee
Daily e Ghost Recon Wildlands, ovvero dei titoli da cui ci aspettavamo di più, ma che non sono male. Attenzione. Sì, esatto, cioè non sono stati abbastanza coinvolgenti, esatto, da spingerci ad andare avanti. Cioè, mentre gli altri giochi che abbiamo annoverato prima non li abbiamo giocati per nostra mancanza di tempo. Sì, ma vorremmo giocarli. Questi abbiamo iniziato a giocarli e poi abbiamo droppato pesantemente. Sì, abbiamo detto no, c'è di meglio, dedichiamoci ad altro, soprattutto con Wildlands. All'inizio soprattutto era un mondo però vuoto. Ragazzi, vabbè, diciamo che sono delusioni molto relative a queste ultime due. Non abbiamo avuto vere delusioni cocenti. Potremmo fare una lista di giochi brutti, ma quello sarebbe diverso, cioè una lista di giochi veramente fatti male, ma lì dovremmo andare proprio a cercare dei giochi fatti male, che quelli ci sono sempre, esatto, in qualsiasi piattaforma. Basta seguire tre giochi anche su Steam. Seguite anche giochi d'analisi, esatto. A proposito, non finiremo mai di spammare giochi d'analisi. Ragazzi, vi invitiamo tutti, pure quelli che dici, ma io sono passato qua per caso, tu che sei passato per caso, che cercavi in realtà video di Cristina D'Avena. Esatto. Per dire, hai trovato il nostro, non so come hai fatto, poi spiegami anzi gli algoritmi. Mi raccomando, ormai ti hanno portato qui. Amico di Cristina D'Avena, scriveteci tutti qui. Sì. Di qua sotto. Sì, stiamo recuperando. Volevo dire tutti quanti. Faccio tutti quinti. Qua sotto. La vostra classifica, i vostri 10 o anche meno, se ne avete giocati di meno. Quelli che giochi volete. Preferiti di quest'anno. Di quest'anno, nell'ordine oppure no, senza ordine, come volete. Noi leggeremo tutte le vostre classifiche e poi faremo qualcosa di speciale con queste classifiche. Voi scrivetele e poi vi faremo vedere. Mi raccomando, usciti nel 2017. Sì, che siano usciti oppure sì. Sì, devono essere usciti nel 2017. No. Sì, noi le facciamo sempre dei giochi usciti nel 2017, quindi anche voi, Molto bene, ragazzi, noi vi ringraziamo per questo video un po' più lungo del normale, ma ci stava perché insomma la top di fine anno racchiude tutto. E noi vi ringraziamo. E ragazzi, aspettatevi belle cose. Ciao. Alla prossima. Cose belle.